Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Sono molto deluso da YouTube, come ha comunque gestito una questione e tutto quello che è successo nell'ultima settimana. Se voi vi ricordate, giovedì scorso avevo fatto uscire un video in cui vi parlavo di questa YouTuber coreana che comunque faceva dei video estremamente discutibili e mi chiedevo perché dei contenuti del genere potessero essere sulla piattaforma di YouTube. Esattamente il giorno dopo che io ho fatto il video, finalmente questa YouTuber ha risposto con una dichiarazione sul qual era la sua posizione. Ha fatto molti video in cui sta giocando con degli animali e a me e anche a molti di voi mi ha fatto molto piacere leggere anche i vostri commenti, ha dato estremamente fastidio. Io devo dire che nel mio video precedente, che già ci sono state molte persone che non sono riuscite a vederle perché il video era troppo grafico, ho escluso le parti, diciamo, più grottesche dei suoi video, che includerò in questo video per farvi capire meglio di che cosa si stesse parlando, perché ci sono state delle persone che mi hanno scritto commenti come questi, di come fai a prendere in giro una che comunque si sta cucinando il suo pesce. Ma il problema è che lei non si sta cucinando il suo pesce, si sta prendendo gioco del suo pesce, sta infliggendo comunque un dolore non necessario per doversi mangiare il pesce. È quello che mi dà fastidio. Diciamo, e mi sorprende che alcune persone non l'abbiano capito, anche se devo dire che il 99% di voi l'ha capito, era con me e ha gradito il video, cioè non ha gradito ovviamente i video di Statizia, però almeno ha gradito quello che avevo cercato di fare comunque col mio video e era dalla mia parte sostanzialmente. Tra l'altro anche molti di voi nei commenti hanno comunque menzionato questa petizione che esiste per poter bloccare questo canale perché nei suoi video vengono comunque maltrattati degli animali. Cioè in particolare c'è un video dove c'è lei vestita da Alice nel Paese delle Meraviglie che è in questo bosco e sta completamente giocando con degli animali, questa anguilla e poi prende sto polipo, sto calamaro, cioè scusatemi, ma se questo non è... Devo includere questo pezzettino di video per farvi capire, ma chi non volesse vedersi questo video vada direttamente a questo minuto così si evita di vedere queste schifezze. Il punto è che comunque questa tizia non è l'unica che fa comunque questa tipologia di contenuti, ma diciamo che lei è stata quella forse più oltraggiosa secondo me, perché comunque si sta veramente prendendo gioco del cibo, sta giocando col cibo e è davvero fastidioso. Non è che si sta parlando di una youtuberina piccola, una youtuber che nel giro di meno di un anno è riuscita a fare più di 3 milioni di iscritti. E il suo video dove mangia dei calamari in modo veramente schifoso, secondo me, questo è il mio parere, ha raggiunto addirittura i 26 milioni di visite e è veramente un video terrificante, cioè io vi sfido a guardarlo, cioè ve ne lascio adesso un pezzettino, saltate qui chi non volesse vederselo. C'è da dire che la pratica di mangiare comunque dei pesci vivi non sembra che sia così strana in Corea e ci sono anche dei ristoranti dove vi preparano il cibo direttamente davanti agli occhi. Ma quello che più mi dà fastidio dei suoi video, e penso che anche a molti di voi ha dato fastidio, è il modo in cui lo prepara, capite? E che molte persone non pensano sia paragonabile a quello che succede nei ristoranti. Cioè, perché comunque non è che nei ristoranti la gente gioca a buttare i pesci da una parte all'altra del ristorante, immagino, li buttano appositamente giù dal tavolo per farsi due risate e fare delle divertenti reazioni, che io non riesco a capire come fanno delle persone a trovare questi video divertenti. E non stiamo qui a pettinare le bambole, ovviamente queste sue reazioni le fa apposta per fare visite. Forse è un po' l'obiettivo di questa piattaforma, dopotutto su YouTube si fa video per cercare di fare visite, pure io con questo video cerco di fare visite. Però
però nel suo caso non credo che il fine giustifichi i mezzi, in modo più assoluto. I suoi video dovrebbero essere rimossi dalla piattaforma di YouTube, è anche nelle regole di YouTube che non bisogna abusare degli animali. Tuttavia, YouTube, pensate, ha risposto che questo video non infrange le regole di YouTube. Io non riesco a capire come questi video possono non essere considerati abuso di animali, comunque giudicate voi. Il video non è stato assolutamente rimosso dalla piattaforma di YouTube, è ancora online come tutti i suoi altri video e la ragazza ha continuato a fare tanti altri video. Tuttavia, finalmente si è degnata di rispondere a tutte le critiche che sta ricevendo in questi giorni e adesso vi andrò a leggere le sue dichiarazioni. Chi l'ha rappresentata è partito dicendo che il suo canale è fatto apposta per dare delle nuove prospettive culturali al suo audience o comunque a chi la guarda e che non approva in nessun modo l'abuso di animali. Adesso vi vado proprio a leggere lo statement che ha rilasciato il suo rappresentante. Lo scopo principale e le intenzioni di questo canale è di presentare vari tipi di cibi e di farli arrivare ai nostri amati visitatori da tutto il mondo. So Young è una youtuber coreana e si focalizza sulla cultura della cucina coreana. Sulla base di ciò, occasionalmente presentiamo dei piatti che i non coreani possono trovare esotici con la speranza che possano portare nuove esperienze e gioia. Io non so che tipologia di persone guardano i suoi video, ma devi essere veramente una persona sadica per trovare questi video dove lei abusa di animali divertenti, perché assolutamente io non ci posso trovare niente di divertente, non mi ha portato nessuna esperienza e nessuna gioia, quindi veramente mi sembra un po' una cagata questa che stanno dicendo, permettetemelo. Ma andiamo avanti con questo statement perché la parte finale veramente vi farà rabbrividire. So Young ha capito perché le persone che hanno visto i suoi video possono trovarsi a disagio, ma che non abuserebbe mai di un animale apposta sotto nessuna circostanza. Per me è una cagata pazzesca! Clearly loves torturing animals, there's no question about it. Dopo aver letto questo messaggio, a me pare come se lei volesse dire che il suo canale è basato sulla cultura e non di creare video malati dove tortura animali nella speranza di generare comunque shock in chi la vede e far andare questi video virali. Mannaggia a voi che avete pensato male. Compreso io, ovviamente questi sono video palesemente culturali. Andare in giro per il bosco vestita da Alice nel Paese delle Meraviglie, dove sei lì che ti mangi un'anguilla viva appesa ad un albero, è sicuramente un video per presentare la Corea. Ma chi vuoi prendere in giro? Scusami, eh? Ma in ogni modo, scusatemi se sono un po' scettico, però io sinceramente non ci posso proprio credere a quello che sta dicendo, perché dai. Sono sicuro che ci sarebbero mille altri modi molto più etici per presentare la cultura coreana e presentare i vari piatti tipici del suo paese. Yeah, it's unethical. She's not doing this for any sort of cultural thing. She's doing this for shock value. She's doing this to get views on YouTube. The fact that people are going out there and watching her videos and giving her millions of views and millions of subscribers, she's making a lot of money off of her videos. It's only encouraging her to do this more. Non lo so ragazzi, questo è quanto e vabbè ho deciso di fare questo video appunto per condividere questa sua dichiarazione che ha rilasciato e anche per sottolineare una cosa, perché alcune di voi magari non l'hanno capita, a me ha dato fastidio il modo in cui lei ha mangiato questi pesci, ma più di quello è il punto è che non si gioca col cibo. La mia mamma mi ha insegnato a non giocare col cibo. In Giappone la religione autoctona del Giappone dice che il cibo non va sprecato e per il senso etico dei giapponesi, tutti sanno che non si gioca col cibo, quindi quando mi dite che questo fa parte della cultura asiatica, io vi posso dire che non è assolutamente così. Giocare a buttare i pesci qua e là per la stanza e per fare delle visualizzazioni non è parte della cultura asiatica e sinceramente trovo ribrezzo sia per il fatto che lei crei questi contenuti sia per le scuse che ha lasciato che sono palesemente finte, un po' come le reazioni che lei cerca di avere quando gioca con questi pesci e in più sono anche molto deluso da YouTube che si è comportato come al solito, perché se lei fosse stata una youtuber piccola, sicuramente YouTube l'avrebbe subito bloccata e bannata, ma siccome lei è una youtuber grossa che porta tanti soldi alla piattaforma di YouTube, YouTube non l'ha voluta bloccare e non le ha bannato il canale. Però io trovo veramente questo comportamento di YouTube estremamente poco etico, moralmente sbagliato. Non lo so, ragazzi, ditemi voi che cosa ne pensate.
Io ho fatto molti video culturali che mi hanno anche portato due strike. Io due volte ho ricevuto degli strike e chi segue il mio canale sa che, insomma, non mi sembra che faccio contenuti controversi o comunque non ho mai fatto un contenuto controverso paragonabile a quello di questa qua. Vabbè, in ogni caso, questo è il mondo in cui viviamo, fa un po' schifo, speriamo che migliori. Cosa volete che vi dica? In ogni caso, andatevi ad ascoltare la mia musica come sempre su Spotify o su Apple Music e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! PS, mi sono dimenticato, c'è chi mi ha detto che questa ragazza in realtà non ha 45 anni, ma è molto più giovane, ne ha 30. Guardate, ragazzi, a me non mi interessa quanti anni ha, cioè ne può avere 30, ne può avere 20, ne può avere 50, ma mentalmente 3. Si comporta come i bambini che giocano coi lombrichi nella sabbia, sapete, quelli che li tagliano in due per vedere se si muovono ancora. I sit here fighting demons, fighting demons.